Vedo questa persona che soffre di attacchi di panico da 5 anni. Non è tanto rispetto ad altri casi che ho visto, però c'è una cosa particolare. La persona 5 anni prima aveva scoperto di essere stata adottata e da lì è cambiata la sua vita. Ha interrotto le amicizie, è diventata super sospettosa, da grande viaggiatrice che era, ha smesso di viaggiare, ha sviluppato delle fobie per i mezzi di trasporto pubblici, aerei, treni, eccetera. Insomma, un cambiamento drastico in un attimo. In realtà, in poche sedute annulliamo completamente i suoi attacchi di panico e riduciamo di molto le sue paure, i suoi sospetti verso gli altri e via dicendo. Però rimane una cosa, perché in quei 5 anni ha disimparato a vivere e quindi adesso abbiamo un obiettivo alto da raggiungere, oltre alla questione degli attacchi di panico, del diminuire la sospettosità. Deve riorganizzarsi la vita. Non è raro le situazioni in cui ti trovi a fare con le persone proprio questo tipo di lavoro. Cioè, magari sparisce il sintomo, risolvi il problema, però devi aiutare la persona a riorganizzare la propria quotidianità. Penso a un'altra persona che venne da me per un altro problema, per un'intensa fobia sociale che la investiva fin da adolescente. Credimi se ti dico che in prima seduta crepammo in modo preciso, definitivo, il muro della fobia sociale. In pratica, facendo leva sulle sue risorse, riuscii in prima seduta a scendere giù di sotto al mio studio, a incontrare una persona, iniziare a parlarci e chiedergli informazioni, cosa che fino a quel momento aveva pensato impossibile da fare. Da lì la fobia sociale fu praticamente demolita e dovevamo soltanto spazzare le macerie. Ma il punto era che adesso doveva riorganizzarsi la vita, cioè allenarsi a quelle competenze sociali, sviluppare, aumentare quelle capacità relazionali che negli anni si erano atrofizzate, non aveva mai allenato. È per questo che la terapia andò avanti per altre 8-9 sedute, però non per i sintomi della fobia sociale, ma piuttosto per aiutarla ad allenare le sue competenze sociali. Ecco, a volte puoi trovarti proprio a dover fare un lavoro di questo genere. A volte lo devi fare proprio dopo che il problema è stato risolto, che l'ostacolo è stato rimosso. Solo dopo puoi iniziare a fare questo tipo di lavoro. È come se prima devi aiutare la persona a sostituire la ruota sgonfia e dopo la devi aiutare a imparare a guidare. A volte devi farlo mentre il problema lo stai risolvendo, come se le due cose fossero talmente legate insieme che mentre fai una devi fare anche l'altra. Pensa a molte situazioni in cui la persona depressa deve cominciare a riattivarsi nella sua vita per sentirsi meno depressa, quindi non puoi aspettare di risolvere la depressione per far sì che si senta meno depressa e cominci a riattivarsi nella sua vita. Devi andare avanti insieme. Altre volte il concetto di riorganizzarsi la vita, di farlo addirittura prima, come una volta in cui venne da me una persona con attacchi di panico, con la quale ci rendemmo conto che se non avesse cambiato certi ritmi all'interno della sua vita, gli attacchi di panico non si sarebbero mai risolti, o probabilmente sarebbero diminuiti, ma non sarebbero mai arrivati a una perfetta conclusione, una perfetta estinzione. Ecco, fai caso a una cosa: da sempre nella psicoterapia c'è chi dice che prima devi fare una cosa e dopo devi fare l'altra. Prima devi svelare il trauma e poi potrai togliere il sintomo. Prima devi togliere il sintomo e poi devi allenare le competenze relazionali e così via dicendo. Da buon terapeuta breve non è raro che io mi concentri prima sull'aspetto più sintomatico o prominente, però questa non deve essere una legge. A volte, come visto, non è la strada più veloce o la migliore, o a volte non è proprio possibile fare così. Secondo me una cosa che caratterizza un buon terapeuta breve è osservare i feedback e adattarsi a seconda di quello che risponde la persona. Se ti hanno insegnato che prima devi parlare della madre, del padre, dello zio, dell'antenato archetipico, ma questo semplicemente, a prescindere dalla teoria, non sta funzionando, cambia strada. La persona e in un certo senso la terapia ti stanno dicendo che quel modo di agire non sta funzionando. E allora quello che un professionista bravo, prima ancora che breve, dovrebbe fare è imparare a riorganizzarsi.